Fondazione Politecnico di Milano è nata 20 anni fa con un ruolo di apripista verso il trasferimento tecnologico. Oggi la complessità dei temi che affrontiamo richiede un approccio multidisciplinare che, declinato all'interno di un'università come la nostra, coinvolga competenze distribuite in diversi dipartimenti. Quando la ricerca si applica in un settore, la ricerca si patrimonializza, la ricerca diventa concretezza. Ecco, quello che ha sviluppato Fondazione è formato, sinergico con questo, che è quello di andare a realizzare ricerche di filiera. La possibilità di fare sistema e di coinvolgere tutta la filiera permette la realizzazione di setup sperimentali, attività sperimentali fatte sul campo. Cosa fa questo GRP? Mette insieme due importanti punti di vista: l'uso efficiente dello spazio e l'impronta ecologica dello spazio nel momento in cui gli edifici vengono utilizzati. L'idea è proprio creare un ambiente condiviso per lo sviluppo di attività di ricerca, congiunta quindi verso la realizzazione di nuove tecnologie e infrastrutture legate al contesto dell'idrogeno. Come sarà l'ospedale del futuro? Noi siamo già nel futuro, dobbiamo solo applicare quello che sappiamo. Però nella sostanza uno strumento che funziona molto bene di collaborazione non solo fra il mondo industriale e i laboratori del Politecnico di Milano, ma fra più aziende. Siamo sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance, in primis le imprese, ed è importante che quindi cerchino di aiutarci a trainare questo percorso e questo cambiamento. Abbiamo bisogno di essere ancora di più innovatori, che abbiano una chiara responsabilità su che cosa si sta indirizzando la ricerca, una ricerca che deve essere sostenibile. Le aziende hanno delle idee, sanno cosa vogliono, ma da sole non possono farlo. Oltre a chiedere supporto alle aziende, ai partner che fanno parte anche della nostra filiera produttiva, abbiamo voluto andare a chiedere aiuto alle università. Soprattutto quando vai su temi nuovi non puoi fare tutto da solo nei tuoi centri di ricerca e vai a cercare le persone migliori per arrivare al risultato. E senza ricerca non c'è futuro, non c'è sviluppo, quindi la ricerca è la base di ogni cosa.